Mi preoccupa molto la decisione del governo di rimandare soldi a Roma, perché è un'ingiustizia grave. Zai ha detto che il Veneto vanta da Roma, chiede a Roma la restituzione del residuo fiscale di 21 miliardi. Noi abbiamo un residuo fiscale superiore ai 45 miliardi e quindi se fa il salva Roma allora deve garantire ai territori del nord che pagano la restituzione di quanto pagato. Se oggi il governo farà un decreto del genere, bene, vuol dire che lancia la sfida al nord e noi reagiremo come si conviene. Ho parlato con Zaia stamattina e quindi stiamo a vedere, ma siamo pronti alla battaglia, perché questa è veramente una cosa indegna di un paese civile. Senta, dentro il Salva Roma ci sono anche soldi per Expo? No, c'erano 25 milioni, ma rispetto al miliardo e 600 milioni sono una cosa importante e utile, però è un atto dovuto per l'Expo, non è una ingiustizia come il Salva Roma, stiamo parlando di due cose diverse. Il Salva Roma sono 450 milioni e più per coprire un buco di bilancio fatto dalla cattiva amministrazione. I soldi per l'Expo sono un atto dovuto per chi governa bene il territorio, ecco. E quindi se vogliamo continuare a premiare quelli che governano male, basta dirlo, noi ci ribelliamo, io non ci sto a questa cosa, noi facciamo i salti mortali, tiriamo la cinghia per ripianare i debiti di chi governa male, ma in sistema normale una cosa del genere, un comune, un'azienda del genere fallisce e noi invece li ripianiamo i debiti. A proposito di Expo, com'è andata la tappa parigina di ieri? È andata molto bene, abbiamo avuto l'adesione della Francia alla nostra iniziativa sull'anticontraffazione, adesso siamo in tre, la Francia, l'Italia e la Catalogna, ma la Francia è importante perché assieme studieremo un piano di azione comune nei confronti di lobbying, nei confronti della Commissione europea, Francia e Italia assieme, per vincere questa battaglia di civiltà. Un alleato fortissimo, la Francia, e la cosa un po' singolare è che dopo tanti anni di lotte, di guerre sull'agroalimentare tra Italia e Francia, adesso siamo riusciti a fare una grande alleanza. Conviene alla Francia, conviene all'Italia, sono 60 miliardi di euro il danno all'agroalimentare italiano che ogni anno avviene nel mondo per il consumo di prodotti che sembrano italiani ma che italiani non sono. Quindi è una battaglia utile per la nostra industria alimentare e utile per la salute. Da ieri c'è questa novità molto importante di cui sono molto lieto e orgoglioso. Tornando un attimo alle riforme, sia del Capo dello Stato che della Consulta ha detto che il titolo quinto è inadeguato, va riformato, le regioni come potrebbero... Abbiamo approvato il Consiglio regionale l'altro giorno una mozione che dice qual è la posizione sulle riforme. Questa mozione la porterò in settimana a Roma, al tavolo delle regioni, per chiedere a tutte le regioni di aderire e fare le regioni una proposta unitaria al Parlamento. In questo clima di neocentralismo, di Roma caput mundi e anche di più, in cui il nord deve continuare a pagare, io voglio difendere il buon governo delle regioni del nord e quindi questa iniziativa che prendiamo è quello che le regioni vogliono come riforma costituzionale, la riforma completa del titolo quinto, l'abolizione del sistema delle competenze concorrenti e soprattutto la possibilità di tenerci i nostri soldi.